Buonasera a tutti, io direi che possiamo cominciare. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Abbiamo deciso che siamo per plastic free, perché le bottiglie di vetro ci sono, i bicchieri di carta pure, adesso possiamo cominciare. Allora intanto benvenuti, buonasera, è una grande gioia vedervi sempre così numerosi. Ci sono dei posti ancora da questa parte, quindi potete trovare sedie un po' ovunque. Siamo nel pieno della festa dei lettori. Sapete che un appuntamento annuale dei presidi del libro è proprio la festa dei lettori. Una festa che ha uno scopo ben preciso: ogni anno trattare una tematica particolare. Il tema di quest'anno è le parole della Costituzione, però è un tema veramente immenso, grande, perché parlando di diritti, di doveri, si può parlare veramente di tutto. Si parla di amicizia, si parla di amore, si parla di tolleranza, di pace, di inclusione, di rapporti umani. E lo dicevamo proprio prima con lo scrittore, si parla anche di emozioni, perché spesso questo è un elemento che a volte viene trascurato, ma che invece è il fulcro poi di tutto quanto. Abbiamo iniziato ieri questo nostro cammino con Marco Ponti, che ha incontrato i piccoli, no, della nostra città insieme ai docenti, per mettere in evidenza l'importanza del racconto e l'importanza della narrazione. E continuiamo su questo filone dell'importanza del racconto e della narrazione con un altro ospite, che è Marco Bonini, che accogliamo con un grande applauso. E che ringrazio per la sua presenza qui a Cisternino e al presidio del libro. Io lo dicevo prima, ho visto un'intervista di Marco a TG2 Libri e raccontava di questa sua opera prima, perché è il suo esordio come scrittore. Già il titolo è una cosa che ti cattura subito: se ami qualcuno, dillo. E poi lui ha raccontato alla giornalista che lo intervistava quello che era poi il contenuto. Va bene, Marco lo conosciamo tutti come attore, è uno sceneggiatore, romano, cioè nel senso che di mamma da 9 generazioni, di papà da 5, è una cosa lunga proprio. Diciamo da tante generazioni. Da tante non l'ho ancora rintracciato. Mi chiedevo se ovviamente sei romanista, non laziale, giusto? Ma sì, sono un romanista ma non praticante, diciamo. Ah, ecco. Sono laico. Sono laico perché sappiamo che di solito i romanisti sono molto, no, sì, molto forti col tifo. E quindi poi questo contatto è l'invito qui a Cisternino. Un libro molto molto particolare. Io però vorrei che fosse Marco a parlare di tutto, perché veramente ha un modo di presentarlo che mi piace tanto. È la storia di un uomo, è la storia di una famiglia, è la storia di una malattia, è la storia di emozioni, è la storia del rapporto padre-figlio. Però attorno a questo rapporto padre-figlio ruota il rapporto tra marito e moglie, tra fratello, tra fratelli. Insomma, veramente la famiglia diventa un elemento intorno a cui poi ruotano delle emozioni molto forti. E io vorrei subito cominciare con la domanda di rito classica: perché hai pensato a un libro? Immagino che la carriera dell'attore, dello sceneggiatore, già porti come sceneggiatore a scrivere, quindi la tua passione sicuramente per la scrittura e per la narrazione. Perché quindi la decisione di un libro? Allora, intanto buonasera a tutti e tutte, grazie di avermi invitato e di avermi accolto con così grande, diciamo, partecipazione, quasi totalmente femminile. Sì. Diciamo, questo è uno dei temi che tratteremo anche stasera: come mai ci sono così pochi uomini meritevoli. Ti devo dire, stasera forse arriviamo a 5, no, giusto così per avere un'idea, perché lui è... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forse, guarda, con 6. Te sforiamo le 7 unità. Vabbè, okay. Vabbè, comunque, diciamo, questo è uno dei temi che affronteremo questa sera. E, dunque, perché pensare a un libro?
io, come giustamente hai anticipato tu, io credo che la mia vita artistica in generale sia quella di raccontare delle storie. Ora che io le racconti attraverso un personaggio, con, diciamo, con le azioni del mio corpo e con la mia voce, o che le racconti attraverso la storia di un film con una sceneggiatura, o che le racconti come in questo caso con un romanzo, diciamo, anche se, diciamo, apparentemente sembrano tutte vite diverse, in realtà per me è tutta la stessa vita, diciamo, è tutto un raccontare delle storie. Io mi sento un cantastorie e le storie si raccontano in tantissimi modi, anche con un quadro, anche con una canzone, appunto. E in particolare questa storia, un piccolo scoop, non era pensata per un romanzo, ma era pensata per un film, perché quello era il mio modo, diciamo, naturale di raccontare le storie, quello era il mio ambito lavorativo. Quindi io ho iniziato a raccontare delle storie, diciamo, quando ho iniziato a scrivere professionalmente per il cinema. La sceneggiatura, cioè la storia per il cinema, non ha avuto successo per tanti anni, cioè nessuno l'ha comprata sostanzialmente, e mi è capitato l'opportunità 2 anni fa di incontrare Longanesi e di discutere l'ipotesi, appunto, di cominciare anche una vita narrativa, e loro mi hanno chiesto di leggere qualcosa. Quindi ho mandato sostanzialmente tutti i soggetti cinematografici, che di fatto sono dei racconti di 40 pagine, invenduti, cioè tutti i fondi di magazzino che io avevo nel computer l'ho mandato a Longanesi, e loro hanno scelto proprio questo, che era quello che aveva più anni, in realtà la storia ha 18 anni, quasi 20 anni ormai, e quindi per io sono molto sorpreso, perché quello era quello a cui io, diciamo, io l'avevo già messo nel cassetto, avevo già pensato che sarebbe, insomma, non avrebbe mai visto la vita. E invece mi hanno chiesto di questo, e io mi hanno chiesto se ero disposto a farlo diventare un romanzo. Io ho detto molto volentieri, e devo dire che è stata, insomma, un'epifania molto gratificante, non soltanto per il risultato e per tutta la gente che lo sta leggendo, e degli entusiasmi che in qualche modo suscita, ma proprio per me l'esperienza di passare alla scrittura narrativa è stata quasi una liberazione, nel senso che la scrittura cinematografica ha dei vincoli tecnici molto precisi, che sono la lunghezza delle scene, la lunghezza della storia in generale. C'è un film, poi io scrivo commedia, per cui deve essere 1 ora e mezza, non di più, e poi non c'è nel cinema, cioè non c'è, sì, non c'è nel cinema, perché sta nelle mani del regista e non dello sceneggiatore, la mano del narratore, mentre in un libro il narratore è l'autore, è lo scrittore, che è, devo dire, dà una libertà e una, sì, dà proprio una vibrazione artistica che non avevo mai, che avevo provato da ragazzo quando scrivevo racconti, ma insomma così, delle fidanzate, che ho ritrovato con grandissima, è quasi ormai una malattia. C'è una particolarità in questo romanzo, prima di entrare proprio nel vivo, mm-hmm. È un po' come, leggendo questo romanzo, ognuno di noi, lo vedrete quando lo racconta, ma soprattutto se lo leggete, uno si domanda, no? Lui scrive alla fine una storia intima, una storia personale, però è un po' come se in quella storia, in quel rapporto tra padre e figlio, tra figlio e madre, tra fratelli, tra lui e la sua compagna, lui e la nascita dei suoi figli, è un po' come se ognuno di noi trova un pezzo di se stesso, perché sicuramente il rapporto tuo e di tuo padre è fatto in un certo modo, non sarà uguale a quello di un altro, però io, mentre lo leggevo, ci ritrovavo qualcosa di mio, ed è una cosa che secondo me accadrà un po' a tutti nel leggerlo, questo ritrovarsi nel racconto. E il racconto parte proprio, è come se fosse Marco in due momenti, Marco bambino e poi Marco a 28 anni. Marco a 28 anni, cosa succede a 28 anni nella tua vita? Allora, prima di entrare, diciamo, nello specifico della narrazione, è necessaria una premessa che è stata introdotta in qualche modo da questa tua considerazione, cioè il discorso sull'autobiografismo. Quanto è autobiografico, quanto è un romanzo, quanto non è un romanzo. Per me la priorità di narratore per mettere in piazza una storia, cioè per offrire al pubblico una storia, è che questa storia sia in qualche modo rappresentativa, che sia simbolica, che sia interessante per il pubblico, perché se io offro una storia al pubblico, il pubblico deve riceverla e riconoscersi in quella storia. Quindi questa è la condizione principale
che mi guida in ogni tipo di scelta, che sia un film di fantascienza o che sia un testo autobiografico. Questo parte sicuramente da un episodio autobiografico, che è quello che è veramente successo a mio papà. Poi entreremo, poi vi racconterò diciamo nello specifico cosa è successo. E io subito ho avuto la percezione che questa storia avesse un potenziale più grande della rilevanza biografica che aveva per me, perché altrimenti me lo sarei tenuto per me, certo. Me lo sarei tenuto a casa e sarebbe rimasto una pagina di diario personale. Mentre ho deciso di farci un film subito e poi di farlo diventare anche un romanzo, anche se il film non è stato ancora fatto, è perché questa storia secondo me aveva un potenziale simbolico importante, e che era una storia che in qualche modo, diciamo, mio padre mi aveva regalato inconsciamente, no? Mi aveva messo in mano uno strumento che andava divulgato in qualche modo. E questo è il motivo per cui ho cominciato a trasformarlo in un'opera di narrativa e un'opera cinematografica, manipolando anche la realtà, nel senso, se non comprate il libro cercando di sapere informazioni private, alcune informazioni ci sono, ma non sono storicamente corrette, cioè non ci sono elementi o sono molto confusi gli elementi, cioè nel senso, io ho sicuramente cucinato con quello che c'avevo nel frigorifero, ma ho manipolato la realtà, ho rimescolato i personaggi, ho anche cambiato gli eventi, ho inventato degli eventi, nessuno dei nomi a parte il mio è vero. Il mio è vero per un motivo molto preciso commerciale, nel senso che Longanesi mi ha chiesto di mantenere il mio nome per quel personaggio perché voleva giocare sull'effetto autobiografico, per vendere forse 4 copie in più, perché per qualche curioso che voleva andare a vedere cosa mi era successo. Però al di là di questo motivo commerciale, il personaggio si poteva chiamare benissimo Giuseppe e la cosa avrebbe funzionato lo stesso. Il mio obiettivo non era raccontare la mia storia, il mio obiettivo era raccontare una storia che funzionasse e che fosse interessante per tutti. E quello che tu hai appena detto è diciamo per me una grande conferma, che quello che vedo che mi sta tornando dai feedback dei lettori o dalle recensioni è proprio questo, che non è quasi irrilevante che questa storia abbia un'ispirazione autobiografica, e questo era il mio obiettivo principale, cioè raccontare una storia che per caso è autobiografica. Detto questo, ovviamente autori molto più importanti di me, prima di me, hanno detto che ogni volta che un artista crea una storia parla dell'autore, no? Io sono Madame Bovary, diceva Flaubert, per cui no, la Recherche di Proust è lui, quanto è lui, quanto è vero quello che le racconta, chi lo sa, ma che ce ne frega alla fine, se è interessante quello che racconta. Liberato il campo dall'autobiografismo, andiamo alla storia. La storia è molto interessante, non sapevo che questa rassegna avesse il tema le parole della Costituzione, sì. Perché in realtà ti offro, diciamo, un'opportunità tematica che magari non appariva in evidenza subito. Questa in realtà parla della Costituzione italiana, perché la Costituzione italiana è una liberazione, nasce dall'antifascismo e nasce da una liberazione da una dittatura, e questo libro parla di una liberazione da un'altra dittatura che ha a che fare in qualche modo, volendo, anche col fascismo, e vedremo che ci sono degli elementi anche antifascisti nella storia, ma è la liberazione dalla dittatura maschilista, la liberazione non solo femminile e femminista, ma la liberazione maschile dalla dittatura maschilista, perché il tema di questo libro, il rapporto padre-figlio, è proprio, ruota tutto intorno all'identità maschile, cioè questo, il patriarcato, cioè questo sistema, questa identità che definisce l'essere maschio oggi e lo definisce da quasi 3000 anni a questa parte, è un sistema che in qualche modo esclude il maschio dal mondo delle emozioni, cioè le emozioni sono affidate al mondo femminile, sono relegate al mondo femminile e i maschi non ne possono avere, non possono avere accesso a queste emozioni, a prezzo altissimo di perdere l'identità maschile, cioè di perdere la virilità. Gli uomini che si occupano di emozioni non sono maschi, o c'è il rischio che non siano completamente maschi. Ecco, questo romanzo racconta la storia della liberazione
di questi maschi da questa prigione emotiva e in qualche modo questa è una liberazione antifascista da un certo punto di vista. Andiamo alla storia, al nucleo, è molto semplice, è la storia di un padre di intorno ai 50 anni, un padre ovviamente vecchio stampo, un padre maschilista che all'età di 50 anni si becca un bel infarto, se ne va in coma per 2 mesi, l'arresto cardiaco provoca una ipossia cerebrale tecnicamente, cioè non c'è più l'afflusso dell'ossigeno al cervello, il cervello senza ossigeno si brucia e dopo 2 mesi questo Sergio, che è il nome del personaggio, si sveglia con un danno cerebrale molto importante, in particolare ha perso la memoria. Quindi ha resettato il cervello, non ha più nessuna informazione nel suo cervello, è come se fosse rinato a 50 anni, deve riapprendere tutto. Quest'uomo quindi non sa più fare nulla, non sa più leggere, non sa più scrivere, non sa più camminare, non sa più mangiare, non sa che cos'è maschio e femmina, non sa più che cos'è essere padre, non sa se è sposato, cosa vuol dire essere sposato, non sa che vuol dire essere padre, non sa che vuol dire essere figlio, non sa se ha dei figli, non sa più nulla e non sa più fare nulla delle cose che sapeva fare prima, ma improvvisamente ne sa fare una che prima non sapeva fare, che è amare. Quindi cosa è successo? Come mai un uomo che ha perso tutte le informazioni che aveva nel cervello improvvisamente ne sa fare una cosa che prima non sapeva fare? E l'idea è che tutte quelle informazioni che stavano nel cervello lo bloccavano dalla possibilità di amare. Questa è in 2 parole la storia. Questo padre ovviamente ha un figlio che è il nostro Marco, che accompagna questo padre in questa riabilitazione cognitiva che dura 1 anno di degenza in ospedale. E questo figlio, accompagnando il padre in questa riabilitazione, scoprendo un padre che forse è il padre che lui avrebbe sempre voluto avere in qualche modo, si accorge che quello che ha perso non è comparabile con quello che ha guadagnato. E non solo questo, si accorge che quel messaggio, quella malattia, quel male al cuore, perché il nostro Sergio ha un infarto, cioè un arresto cardiaco, un'atrofia del muscolo dell'amore, che è il cuore, quella malattia è ereditaria. È probabile che ne sia stato infettato anche lui, quindi il figlio capisce di essere in qualche modo portatore sano o direttamente ancora malato, anche se non evidentemente cardiopatico. Non parliamo di una malattia psicologica, parliamo di una malattia pratica, cardiaca, cioè c'è un problema fisico che è il prodotto però di un problema culturale, sovrastrutturale. Questa è in 2 parole, diciamo, la storia. Adesso poi entreremo nei dettagli, ci sarà molto di più. Però raccontiamo nell'arco di la storia di questo condominio, che questa copertina rappresenta il cortile di un condominio di case popolari romane di costruzione fascista, in cui sono vissuti e cresciuti tutti i maschi di questa famiglia. In particolare io racconto la storia di 4 generazioni, cioè di un nonno, il papà di Sergio, che si chiamava Marco anche lui, perché l'identità maschile si tramanda di padre in figlio e quindi i nipoti portano i nomi, spesso, credo anche in Puglia, i nomi dei nonni. Primogenito specialmente. Il primogenito, perché è quello che raccoglie l'eredità. Quindi il nonno Marco entra in questo condominio quando lo IACP, che è l'Istituto Case Popolari Romane, consegna le case negli anni 20, quindi entra nonno Marco da bambino, nonno Marco cresce, si innamora, si sposa con nonna Vittoria in questo condominio, fanno nascere Sergio che si cresce, si sposa e si innamora di Alba, che è di quella che diventerà sua madre, da questo matrimonio nascerà Marco nello stesso condominio. In questo condominio è il mondo dove si ambienta questa storia e dove questo messaggio maschilista, involontario anche, perché tutti i padri che passano questo messaggio al figlio, al proprio figlio, soffrono della stessa malattia. Infatti anche nonno Marco era morto di infarto a 50 anni per la stessa malattia. Quindi in qualche modo il nostro Sergio rompe, diciamo, bombarda il sistema e trova un modo terroristico per liberarsi da questa prigione e inconsciamente, involontariamente manda un nuovo messaggio al figlio di continuare questa rivoluzione, sostanzialmente. Allora, soffermiamoci un po' sui personaggi di questo romanzo, cominciando proprio da Sergio, dal papà. Sergio viene descritto, è un romano, proprio romano, che si sposa con questa Alba, che
mi piace sempre perché nel romanzo Marco non la chiama mai mamma, la chiama sempre Alba, Albi, raramente dice mia madre. E lui però è un uomo, come dicevi tu, maschilista, incapace di gesti d'affetto particolari, e quando Marco e Giulio, che sono i due figli di quest'uomo, cercano in qualche modo un contatto, magari hanno un momento di gioia, gli corrono incontro, lo vogliono abbracciare, baciare, lui li tiene lontani dicendo no, vai da tu, cioè queste sono cose da femmina, io non... Ed è una cosa che mi ha fatto pensare ad alcune cose quando... Per esempio anche a me è successo a volte di sentire no, ma i bambini si baciano quando dormono, tutti questi slanci d'affetto. Magari c'è una intera generazione che tutte queste coccole in realtà dai papà non le ha mai avute, e le ha avute soprattutto dalle madri. Saremmo in tanti quelli che potremmo dire la stessa cosa. E non solo questo, addirittura anche nel rapporto con sua moglie lui è molto freddo a livello di sentimenti. Si racconta nel libro che la prima notte di nozze, in realtà prima della prima notte di nozze, loro vanno allo stadio a vedere la Roma con gli amici di Sergio, ma lui non le tiene neanche la mano, quindi incapace di questi gesti. Sì, allora, parliamo di questo Sergio. Allora, diciamo, devi aiutarmi perché io tendo a raccontare troppo. Va bene, ti blocco quando se poi togliamo quando... il gusto. Esatto. Va bene. Volevo dire che c'è ancora qualche sedia qui, quindi è peccato che rimaniate in piedi. Possiamo mettere a disposizione questa? Prego. Grazie, se passiamo a qualche sedia. Allora, questo episodio però ve lo racconto perché fa ridere, perché alla fine della fiera questa storia è una commedia, cioè una storia che fa anche sorridere, delle volte mi auguro anche proprio ridere. Sì, è vero. Perché il mio obiettivo, un po' perché credo che stilisticamente sia il nostro specifico, quello di raccontare delle storie anche drammatiche, ma con il tono della commedia, non della commedia superficiale, ma della commedia che fa nascere la risata da una contraddizione profonda. E dunque, che succede? Che in questo condominio qua abbiamo detto che Sergio nasce e cresce, e Alba è la figlia di amici di nonno Marco, cioè nonno Marco, che era un bambino di questo stesso condominio, aveva degli amichetti che si sono sposati con delle amichette dello stesso condominio. Tutto succedeva in questo cortile, e quindi questi amichetti che si sono sposati e hanno fatto dei figli avevano dei figli amichetti a loro volta, e quindi Sergio e Alba erano due bambini figli di amici che sono cresciuti insieme, e Alba si innamora di Sergio praticamente subito, appena riesce a capire, diciamo, che riesce a stare in piedi, ed è innamorata di Sergio e lo aspetta per anni, perché Sergio poi c'aveva, ovviamente da maschio doveva giocare a pallone ed era distratto dal suo calcio. E che succede? Che aspetta, Alba aspetta, vanno al mare insieme, cerca di farsi notare, ma niente distrae Sergio dal pallone, fin quando finalmente a 20 anni Sergio si accorge di Alba e le fa la proposta di matrimonio. Quindi questo è il momento più bello della vita di Alba. E la proposta è particolare. La proposta è una proposta che insomma corona 20 anni di attesa. Allora prende Sergio, vanno in giro per Roma a organizzare questo matrimonio, che è la favola di Alba. Vanno a cercare scelgono il vestito, scelgono le bomboniere, vanno a cercare la chiesa e trovano una chiesa bellissima, una chiesa che sta sull'Aventino, che è uno dei colli di Roma, che si affaccia sul tramonto, vicino al Giardino degli Aranci, che è un giardino super romantico. Fissano anche la data, la fissano a primavera, all'inizio della primavera, perché è l'inizio dell'amore, quindi tutto è perfetto nella favola di Alba. Finalmente arriva la domenica di primavera di aprile, ma quella domenica c'è Roma-Lazio. E questo non soltanto fa ridere, ma fa anche piangere, perché Sergio si trova davanti a un bivio molto importante, dove la sua identità gioca un ruolo fondamentale. Qui faccio una piccola digressione, diciamo, non vi racconto il resto, vi racconterò dopo un pezzetto in più, ma non di più, ma vi racconto al bivio davanti al quale si trova Sergio in questo momento. Passiamo ad Ulisse. Dante presenta Ulisse nell'inferno con queste parole: né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né lo debito amor lo qual dovea Penelope far lieta, vincer poter dentro da me l'ardore che io ebbi a divenir del mondo esperto e delle vizi umane. E misi me per l'alto mare aperto sol con legno e con quella compagna picciola, cioè gli amici suoi.
cosa ci dice Dante, come ci presenta, perché il paradosso di Ulisse è il tema del maschilismo in questo momento, secondo me. Dante dice: né dolcezza di figlio, né le emozioni rispetto alla mia paternità, né lo debito amore, né la pietà per il vecchio padre, quindi né le emozioni rispetto alla mia discendenza, né lo debito amore verso mia moglie, e lo chiama debito, l'amore è un debito che lui sente di dover pagare. Tutto questo mondo delle emozioni non è sufficiente, non basta a controbilanciare la forza, la voglia che io ebbi a divenire del mondo esperto. Ma che cos'è divenire del mondo esperto? Non è soltanto conoscere il mondo, è andare per mare con gli amici suoi, con la compagna picciola. Quindi Ulisse, tra il mondo delle emozioni e il mondo dell'avventura maschile, sceglie il mondo dell'avventura. E questo è il problema dei problemi, diciamo, perché non si capisce per quale motivo Ulisse non si potesse portare dietro pure il padre, il figlio e lo Spirito Santo. Non si poteva fare, doveva scegliere, ma perché doveva? Ne parleremo dopo, perché doveva scegliere, non poteva tenerle unite queste due cose. Lo stesso problema c'ha Sergio, perché lì c'ha lo debito amore che doveva sposarsi all'Aventino al giorno di primavera, che ha aspettato 20 anni. Per quella data. Per quella data. E di là c'ha la compagna picciola che dice andiamo per mare, c'è Roma-Lazio. E Sergio sceglie, come Ulisse, come tutti i maschi, scelgono di andare per mare. Alba non è come Penelope, un po' più incazzosa, per cui dice no, vengo pure io. E vanno tutte e due allo stadio. La partita è una bellissima partita, la Roma vince, segna, Sergio esulta, ma non con Alba, con la compagna picciola, con gli amici suoi. E Alba racconta questa cosa a Marco, perché tutta la storia è raccontata a ritroso, ovviamente, cioè nel senso, quando certo. Marco scopre di essere in qualche modo predestinato alla una cardiopatia, cioè nel senso il dottore gli dice se nonno è morto a 50 anni di infarto e papà ci ha avuto a 50 anni di infarto, tu sei il primogenito maschio e tu sei il prossimo. Quindi Marco cerca di ricostruire, siccome la cardiopatia non è una malattia diciamo diagnosticabile in anticipo, dice gli unici elementi su cui tu puoi lavorare sono gli elementi ambientali, per cui alimentazione, sport o elementi psicologici in qualche ambientale. Marco comincia a fare una ricerca nel suo passato per capire cosa è successo in questa famiglia, e quindi Alba, la mamma, gli racconta questa storia a ritroso. E Marco va dalla madre e dice ma che è successo, perché vi siete lasciati, perché Alba se n'è andata, poi racconteremo anche questo. E Alba dice io dovevo lasciarlo là quel giorno allo stadio con gli amici suoi, lì dovevo andarmene. Ma Alba non se ne va, Alba rimane come Penelope e aspetta altri 25 anni prima di abbandonarlo, finché a un certo punto non ce la fa più e dice non c'è speranza, io me ne vado. Ecco, questo è un atto di Alba molto particolare, perché un maschilista come Sergio, insomma, non è che la manda giù tanto facilmente, perché in questo si sente un po' tradito, si sente ovviamente ha perso il suo ruolo e cerca in qualche modo di far capire ai figli dovete stare dalla mia parte, perché vostra madre mi ha lasciato perché non ne poteva più, probabilmente, ma lui non lo ammette questo, non dice che questo è il motivo, lui lo attribuisce a un altro incontro, a un'altra situazione, quindi cerca di dire ai figli voi dovete essere dalla mia parte, perché lei è donna, lei doveva stare con me, ha sbagliato. Perfetto, allora a questo punto dobbiamo aprire un'altra piccola digressione storica, perché che succede in questo momento? Quando, ed è una digressione storica ma che ha una rilevanza d'attualità enorme, perché questo è il problema della violenza sulle donne, diciamo, quando un maschio maschilista viene abbandonato, che cosa succede? È messa in crisi la sua identità maschile. Perché è messa in crisi la sua identità maschile? Perché la donna non è un essere umano che ha scelto di stare con l'uomo. No, la donna è una costola di quell'uomo, cioè una proprietà fisica di quell'uomo. Quindi quando questa proprietà fisica si allontana senza autorizzazione, il maschio ha due possibilità: o la chiappa e la riporta alla proprietà, o in qualche modo deve ammettere di non essere un bravo maschio, cioè deve mettere in crisi la propria identità. Per questo c'è la violenza, perché sono uomini che non riescono a gestire l'idea che l'altra persona, in qual caso la donna, è libera di scegliere di andarsene.
Quindi non può scegliere di andarsene, perché tu non sei libera, tu sei mia, tu sei un pezzo, e tu vai via con un mio braccio, io mi arrabbio, non ti lascio andare via perché mi stai portando via un pezzo di me. Questo è il problema, secondo me, culturale, che non viene assolutamente affrontato anche nel dibattito, diciamo, d'attualità. Quindi il problema dei maschi quando vengono abbandonati è che mettono in crisi, accettare quell'abbandono vuol dire mettere in crisi la propria identità, e nessuno vuole mettere in crisi la propria identità, quindi devi reagire. C'è chi reagisce purtroppo con atti di violenza, il mio Sergio non reagiva, non ha reagito in modo violento, ma ha comunque reagito perché doveva ribadire la propria identità a se stesso, alla moglie che se n'è andata e soprattutto ai figli. Doveva dimostrare ai figli che lui era ancora maschio, nonostante la sua costola se ne fosse andata. E quindi qui il problema si sposta dal 2018 al X secolo avanti Cristo, o XI, a seconda di quando viene, diciamo, localizzato la scrittura dell'Antico Testamento, che è dove è scritta questa legge della costola, cioè la creazione della donna. C'è però un interessante, diciamo, dibattito filologico sulla coerenza di dei libri della Genesi, libri che ovviamente l'autore si è guardato bene dal firmare, per, diciamo, a scanso di equivoci, dice: io non so, meglio non so chi l'ha scritto, non ero io. E cosa succede? Se voi andate a rileggere i libri della Genesi, c'è una contraddizione, perché nel primo capitolo del libro della Genesi c'è la frase famosa che tutti conosciamo, che Dio creò gli uomini, gli esseri umani, il termine, diciamo, corretto è l'essere umano, li creò maschio e femmine, li creò uguali simultaneamente. Quindi c'è stato un momento della creazione, secondo la tradizione del Talmud, cioè della Torah, ma in particolare del Talmud c'è una specifica, che sono i libri sacri della religione ebraica, in cui la creazione è stata fatta simultanea di uomo e donna, e li ha creati uguali, dice anche nella versione diciamo cattolico cristiano cattolica c'è scritto così. Il capitolo successivo poi improvvisamente c'è la creazione dell'Eden, e improvvisamente nell'Eden ci va solo Adamo, ci va solo l'uomo, che si sente tanto solo, e quindi Dio l'addormenta, gli stacca la costola e gli fa la donna. Dove è andata a finire quell'altra? No, ma è così, c'è un problema. E nella tradizione ebraica la narrazione è un po' più ampia, e quella donna è la prima moglie di Adamo, che non è Eva, come, diciamo, la tradizione cristiano-cattolica ci ha venduto per millenni, e si chiama Lilith. Cioè, quel capitoletto si riferisce ad un'altra donna, che è quella creata simultaneamente con uguali poteri. Nella tradizione ebraica Lilith è la prima moglie di Adamo. Ma qual è il problema? Qui nasce il problema. Che essendo uguale e avendo gli stessi diritti, ha anche lo stesso desiderio fisico, desiderio sessuale, e anche lo stesso diritto e volontà di far valere i propri diritti da un punto di vista di potere, di gestione del potere. Quindi, insomma, è una rompicoglioni nella traduzione maschilista. Quindi Adamo e Lilith si separano. Ora, Lilith è stata recuperata, esiste, diciamo, in tutta la storia, e ci sono momenti in cui riemerge il mito di Lilith, ma in particolare è stata poi recuperata dal mondo femminista, ed è diventata un'icona femminista perché è la donna che ha reagito alla sottomissione maschile. Ma nella tradizione ebraica Lilith, che è un mito molto presente, ci sono delle feste, ogni volta che nasce un figlio maschio si fa la festa per contrastare Lilith viene, se ne va, e dice che nel mito dice che va sul Mar Rosso e c'ha tanti amanti, e ogni volta cerca di rubare i figli maschi di Adamo, i discendenti, e diventa un demone. Cioè Lilith, che si è ribellata al potere maschile di Adamo, diventa un demone da scacciare. Sembra che addirittura la circoncisione sia una specie di fossato simbolico intorno al glande, che è l'oggetto, il simbolo della virilità, per tenere lontana Lilith. Addirittura si lasciano i bambini, nella tradizione più ortodossa, si lasciano i bambini con i capelli lunghi, i maschi con i capelli lunghi, per confondere le idee a Lilith. Ci sono delle feste per tenere lontana Lilith, ancora oggi. E da lì
Adamo va nel giardino dell'Eden e si fa fare, o insomma gli viene fatta, o non lo so, insomma nasce questa Eva, che è una Eva molto più mansueta, come sappiamo tutti, a nostre spese e a vostre spese. E l'Antico Testamento continua dicendo, intanto ed Eva comunque che fa il peccato, ed Eva che va sulla mela, perché c'ha, è come se ci avesse una memoria di quella lì, dice occhio che se tu vai là come ha fatto quell'altra, so guai, so botte. Infatti chi infrange Eva? Esatto, Eva infrange e Dio ha la possibilità, o l'autore o chi per lui, diciamo, ha la possibilità di specificare queste due regole fondamentali, che sono quello che ancora in qualche modo il mondo femminile paga, di cui stavamo parlando a pranzo, che sono l'alienazione del mondo del corpo, cioè Eva si deve concentrare solo sul marito, il suo corpo è fatto solo per riprodurre, non è fatto per il piacere. Quindi tutto il piacere femminile, via. Ogni donna ancora oggi che in qualche modo pensa, non ogni, però in gran parte, che pensa ad una soddisfazione puramente fisica, c'ha un senso di colpa che se la mi confermerete, immagino, cosa che ovviamente un uomo non ha. Questa cosa. E che succede? Questo lo sappiamo già. Deve concentrarsi solo sul marito, non si deve occupare di altro che non della prole, e deve essere sottomessa, perché il problema che c'aveva Adamo con Lilith era proprio di essere sottomesso, cioè nell'atto della copula Lilith voleva stare sopra, questo dice il mito ebraico, e Adamo pure voleva stare sopra, perché chi sta sopra nell'atto dell'amore in qualche modo è un simbolo di dominio reciproco. Quindi no, dice, la donna deve stare sotto l'uomo, e da lì non ci siamo più mossi fino agli anni 60, non è più successo niente da questa, ma, e questa la sappiamo tutti più o meno la storia. Quello che non sappiamo è quello che è successo ad Adamo, perché Lilith Eva si è presa il mondo delle emozioni, gli è rimasto, diciamo, più che si è presa, gli è rimasto il mondo delle emozioni e quindi il mondo dell'accudimento, dei sentimenti, e all'uomo è rimasto, o si è preso, il mondo del potere, ma non si è accorto che stava abbandonando il mondo delle emozioni, che gli compete quanto alla donna, come la donna compete il mondo del potere del corpo quanto a quello dell'uomo. Quindi lì c'è stata una divaricazione degli addestramenti, diciamo, che sono dinamiche culturali, cioè mitologie, immagini, messaggi culturali molto precisi, che hanno portato, secondo me, questa è la mia lettura, il mondo femminile in una prigione di sottomissione, in cui appunto hanno avuto, gli è rimasto il mondo delle emozioni, ma hanno perso, gli è stato alienato il mondo del potere e il mondo del corpo, e il mondo degli uomini che si è tenuto il mondo del potere e il mondo del corpo, ma ha perso l'accesso al mondo delle emozioni. E questo è un problema, perché i corpi degli esseri umani, delle donne e degli uomini, sono fatti tutte e due per fare tutte e due le cose. Quindi la frustrazione femminile sarà la frustrazione di essere della sottomissione. La frustrazione maschile, anche se non è possibile esternarla perché se no non siamo maschi, è quella di aver alienato il mondo delle emozioni, che è un mondo che noi abbiamo comunque, un mondo in questo momento ovviamente atrofizzato da 3.000 anni di inattività. E questo è il motivo per cui questa frustrazione, questa prigione emotiva diventa nella mia storia due malattie. Tutti voi avrete avuto dei traumi articolari nella vostra vita, slogature, fratture, quando tu blocchi un'articolazione per più di una settimana, nell'articolazione si creano delle aderenze, cioè l'articolazione si blocca, non funziona più, tant'è vero che quando tu levi il gesso devi fare riabilitazione, cioè devi risbloccare, rieducare quell'articolazione a fare il suo lavoro. Lo stesso succede a tutto il resto del corpo: se il cuore degli uomini non lavora per le emozioni, il cuore degli uomini si ammala, perché non fa una funzione per cui è stato pensato. Questo è il motivo per cui muoiono o vengono ammalati di infarto questi uomini, gli uomini di questa storia. E in qualche modo questo è il tipo di liberazione, diciamo, se vogliamo pensare a un messaggio politico, per tornare al tema della rassegna, le parole della Costituzione, questa è la liberazione antifascista che i maschi di questo, che questo libro in qualche modo vorrebbe suggerire. Devo dire, ci saremmo, ci una cosa, una cosa ci sarebbero molti più maschi qua se non ci fosse stata, se non fosse ancora in funzione quell'articolo.
Ma sì, ti dicevo oggi, ci accade spesso, dal primo anno che abbiamo iniziato questa attività, che i maschi sono sempre pochi e quei pochi, ogni qualvolta, raramente, acquistano un libro, quando vanno dallo scrittore per farselo autografare, è una prassi, e lo scrittore dice: ti chiami? No, è per mia moglie, oppure no, è per mia figlia. Quindi raramente c'è un uomo che si... Io spero che stasera smentiscano tutto questo. Ma i sei che ci stanno, ormai sono stati chiamati all'azione. Senti, invece, però, Marco, che sì, è sempre l'uomo, un altro uomo di questa famiglia, comincia a pensarla diversamente. Perché, per esempio, dentro di sé è come se col padre, per farsi accettare, avesse un po', no? Anche lui, cioè il padre gli ha detto... C'è questa storia carina che Marco a 6-7 anni si innamora di una ragazzina che vive nello stesso cortile e la guarda, addirittura si fidanza con sua sorella, 7-8 anni, pur di stare con lei, e la sorella si offende molto di questo, però vabbè, ma lei non lo guarda proprio, tanto che lui si lascia un po' andare, rimane proprio triste, e un giorno è sul balcone perché sa che a quell'ora la ragazzina è in cortile e lui la guarda. Nel guardarla stava giocando con una biglia, la biglia gli cade e va a rompere il parabrezza di una macchina che era giù. Suo padre, proprio con questo atteggiamento maschilista, gli sta, vedi che succede a sta dietro le donne? Ecco, cominciamo, non gli sta bene che suo figlio, già a 7 anni, perde la testa per una ragazzina e sta dietro a una ragazza, quindi gli fa capire che se tu vuoi andare avanti queste cose proprio no, le devi lasciar perdere. Sì, il mondo delle emozioni, il mondo dell'amore, il mondo dei sentimenti è un mondo pericoloso, ma lo è, perché lo è anche per voi, cioè è un mondo caotico che vive di emozioni, di sbalzi, è un mondo incontrollabile, per quello diciamo... Cioè, diciamo, se vogliamo trovare una giustificazione materialistica o funzionale a questa divisione dei compiti, è chiaro che se il maschio deve fare la guerra, tanto meno avrà accesso alle emozioni e tanto più bravo sarà come soldato, perché se uno comincia a emozionarsi, a aver paura, a sentire empatia per il nemico, la guerra l'ha già persa. Quindi è chiaro che era utile a chi dovesse diventare un soldato non avere una grossa sensibilità, perché è un ostacolo la sensibilità rispetto a quell'obiettivo, mentre non avere una sensibilità nel momento in cui tu ti occupi della prole è un grave ostacolo lo stesso, perché non ti accorgi che quel bambino c'ha fame, c'ha sete, ha cagato, ha pisciato, eccetera eccetera. Quindi è necessario a chi si occupa della prole avere quel mondo, quella ricettività, ed è molto dannoso per un uomo che... Però adesso noi ci occupiamo anche dei bambini, voi fate pure la guerra, quindi dovremmo... Adesso ci siamo. Quindi dovremmo in qualche modo scambiarci libri da leggere per avere... E questo è il motivo per cui i maschi quando arrivano e dicono è per mia moglie, o il motivo per cui Sergio dice a Marco lascia perdere le donne, succedono solo casini, o quando lui la abbraccia per dimostrare un'effusione d'affetto gli dice no, queste cose tra maschi non si fa, è quello di cui parlavamo prima, cioè è vietato, per quello non si avvicinano, perché non vengono, perché si vergognano, perché se danno voce a quella parte c'è subito dietro la battuta: ah vabbè, ma è mezzo. È vero. E questo è il problema, è l'identità. Se io sono maschio, voglio essere riconosciuto come maschio. Adesso c'è in giro, diciamo, ormai noi ragazzi, diciamo ex ragazzi, e io penso ancora essere ragazzo, però non so più. E, diciamo, i genitori contemporanei, mettiamola così, si occupano della prole, no? Ed è una grande conquista, secondo me, perché... per me personalmente è un'esperienza insostituibile, e mi dispiace tanto che i maschi, i miei discendenti, se la siano persa questa opportunità. Però è molto, diciamo, nel linguaggio comune c'è la battuta anche tra i miei amici, no? Oggi ho i ragazzini, oggi fai il mammo. Il mammo è una battuta sessista, perché io quando mi occupo dei miei figli non faccio il mammo, io faccio il padre, lo faccio da maschio, ho il diritto di farlo da maschio. Dire faccio il mammo, anche se è una battuta apparentemente innocente, è la conferma di un sistema sul quale stai facendo ironia, per cui stai facendo una cosa che non ti compete, che compete alle mamme.
È come quando le donne, per fare un complimento e dire che sono forti, dicono che hanno le palle. Esatto, ecco, è la stessa cosa, cosa, stesso, è la stessa problema, cosa. Stesso identico problema. Le donne hanno diritto di essere forti senza dover avere per attributi forza maschili. Attributi maschili, e gli uomini hanno diritto di occuparsi dei figli, di abbracciare o di fare o di avere accesso alle emozioni senza per questo essere meno maschi. Questo è il punto. Io credo che in questo processo finalmente molto importante, presente quantomeno, processo mediatico in cui l'imputato è sicuramente il maschio e la parte lesa è sicuramente la femmina, credo che in questo processo noi maschi dovremmo costituirci parte civile perché siamo parte in causa e siamo anche parte danneggiata, perché io nel romanzo dico ogni bacio che Marco dà a Rinaldo, cioè al figlio che farà poi Marco, è un bacio che Sergio si è perso, non che Marco non ha ricevuto, ma è un bacio che Sergio non ha dato e che avrebbe forse voluto dare, perché quello che succede sostanzialmente è che quando questo Sergio si sveglia improvvisamente è un essere emotivo, improvvisamente è sensibile, improvvisamente capisce quello che succede intorno, è ricettivo, prende la mano, è empatico, abbraccia, balla. Sergio non poteva ballare, i maschi in generale non possono ballare. Io ci ho messo una cosa divertente che con cui di solito finisco le presentazioni, che è un dialogo divertente, perché Marco tenta già durante l'adolescenza di ribellarsi a questo sistema e, come abbiamo detto, per Sergio lo sport è maschile è il calcio, e lui sceglie di fare danza, Marco invece sceglie di fare danza, quindi c'è un conflitto evidente sui simboli, sulle immagini, e Sergio era quello che non voleva assolutamente che il figlio facesse danza, perché il figlio, chi fa danza, i maschi che fanno danza sono froci, questo è ovvio, e quindi subito dopo l'infarto invece improvvisamente Sergio balla, cosa che non aveva mai fatto, cosa che Alba gli lo accusava di non voler mai fare con lei, e improvvisamente lui lo fa. Quindi perché lo fa? Perché tu non è che non lo sapeva fare o non gli vole, o non è in grado di farlo, come spesso anche i psicanalisti contemporanei dicono che è un problema atavico del maschio, un'incapacità fisiologica. No, è una cazzata, è un'incapacità culturale, è una mancanza di educazione, è una mancanza di addestramento. Io faccio l'attore e quando studio una parte, più la studio e più sono bravo. Voi sono 3.000 anni che studiate la parte delle emozioni e la sapete molto bene. Noi non ce l'hanno mai fatta leggere, quindi dobbiamo semplicemente metterci a studiare e imparare a fare quello che noi sappiamo già fare, perché questo è il punto. Non dobbiamo apprendere, dobbiamo lasciar succedere quello che naturalmente il corpo ci farebbe fare. Quando Marco sa che potrebbe anche lui avere questa, non so se cardiopatia, insomma, quando anche lui potrebbe avere questa cosa, va da sua nonna, no, e cerca di capire un po' di suo padre. Sì. E poi in realtà però anche suo padre da ragazzino ha avuto questo bisogno, cioè suo padre era lontano e lui trova una lettera che lui ha scritto a suo padre, è molto sgangherata questa lettera, però che gli diceva: papà, io senso era, ho bisogno che tu sia vicino a me perché mi manchi. Quindi lui le emozioni le ha sempre avute, però ha dovuto un po' soffocarle perché questo gli è stato insegnato. È questo il punto. E vorrei che la leggessi, sì, questa, sì, lettera. In questo viaggio alla ricerca del tempo perduto che fa Marco nella sua storia, ovviamente va, quando deve capire che tipo di bambino era il padre, va dalla nonna a chiederlo, cioè alla madre del padre. E la nonna, come tutte le nonne, apre la scatola di biscotti e dentro ci sono le fotografie, le lettere, le cose, e trova un temino per la festa del papà, che si fanno sempre in quinta elementare, ed è un temino di Sergio che scrive al padre per la festa del papà e dice queste parole: caro papà, è molto tempo che mi sei lontano e penso sempre a te. Noi tutti abbiamo ricevuto delle tue cartoline e anche quel pacco di cioccolatini che ci hai mandato da Perugia. Noi tutti stiamo bene e in ottima salute. Io sto tutto il giorno a scuola con la Q e non so quello che succede a casa. Nella scuola vado molto bene e ho bei voti, senza H, in italiano ed in educazione fisica. Nel lavoro, quando mi sforzo troppo, mi si gonfia una vescica e sento molto dolore nella mano.
Nelle ore libere il mio assistente ha formato senza H una squadra di pallone dove mi sono compreso. Mi sono compreso. Ed oggi il mio professore di catechismo ha fatto una partita. Dice che sono molto bravo. Quando torni mi vieni a vedere? Io sento molta nostalgia e non vedo il giorno che tu ritorni. Io spero che tu ritorni presto tra noi, così saremo più felici. Ora, questa potrebbe benissimo essere la lettera che Telemaco scrive in quinta elementare a Ulisse, perché non torna. Il punto è sempre quello. Nasciamo normali, tra virgolette, ci trasformano in... Questa lettera è quella che dà la prova a Marco, la prova provata in qualche modo, che la sensazione che aveva lui da bambino quando guardava la bambina e gli è caduta la pallina, o quando voleva abbracciare il padre, quella sensazione repressa dal messaggio paterno che dice lascia perdere le donne o tra maschi non si fa, è la stessa sensazione che provava anche Sergio da bambino quando c'aveva questa sensazione di mancanza, quando cercava di dire al padre mi sono compreso in una squadra, sono maschio come te, torni da me, mi puoi abbracciare. Quella sensazione ce l'hanno tutti gli esseri umani, maschi e femmine. A noi, da un certo punto, più si va avanti, più il padre, ovviamente, il padre, perché il padre? Non è perché il padre è cattivo, il padre è il referente di genere. Quando noi nasciamo, se noi nasciamo maschi, il nostro unico referente di genere è il nostro padre, perché è l'omologo di genere più importante della nostra vita. Quindi lui è quello che ci dice che cosa vuol dire essere maschi. E se lui lo dice e dice qualcosa che gli è stato a sua volta detto, e se la società lo conferma in continuazione, quello è essere maschi. E se io voglio essere maschio perché io sono di genere maschile, è chiaro che cercherò di confermare a tutta l'umanità, ma a cominciare da mio padre, che io sono conforme alle regole che lui mi ha detto per essere maschio. Se queste regole prevedono che io non possa provare emozioni, o non possa abbracciare mio padre, o non possa innamorarmi di una donna, o non possa raccontare questo mondo perché non fa parte del mondo maschile, questa è una castrazione. È una castrazione oggettiva. E la conferma di questo c'è in un altro episodio, che è l'ultimo episodio che vi racconto, giuro. Nel momento del coma, cioè a un certo punto Sergio recupera e il figlio ovviamente dice: che cosa hai visto nel coma? Cioè, sei stato dall'altra parte, che c'è? Che hai visto? E si aspetta ovviamente la solita, il tunnel, la luce, gli angioletti, eccetera. Niente di tutto questo. Sergio gli racconta di aver visto una partita di calcio, anche in coma. E la partita di calcio era molto interessante, perché diceva che lui stava giocando a calcio, era piccolo, diceva, forse aveva avuto 10 anni, no? L'età di quando ha scritto quella lettera, e correva verso il campo avversario e a metà campo è caduto e ha avuto un incidente, non riusciva più a giocare questa partita, e quindi si è girato verso la panchina dove c'era l'allenatore e ha chiamato la sostituzione. E quindi Marco a quel punto dice: ma chi era l'allenatore di questa partita che tu hai visto? Io so, Dio, Gesù, che cacchio, San Pietro? No, con un tono d'ovvietà Sergio risponde: no, quello era mio padre, l'allenatore di quella partita era il padre, che però non vuole sostituirlo. Dice: no, devi continuare, ce la fai, dai, su, sei un maschio, alzati, gioca. E lui dice: non ce la faccio più, devo uscire. Quindi lo convince, lo costringe in qualche modo a chiamare una sostituzione. Quindi Sergetto piccolo si alza dal campo, esce fuori dal campo e viene sostituito da un bambino che stava in panchina. Si scambiano il 5, Sergio esce, quest'altro entra. E a quel punto Marco gli chiede: chi è entrato? Chi è che ti ha sostituito? E con lo stesso tono d'ovvietà Sergio risponde: sono sempre io, sono sempre Sergio. Quindi in qualche modo, nella sua partita metaforica, il padre che gestisce il gioco, che dice le regole di come si gioca quella partita, lo ha sostituito con uno che lui teneva in panchina, che non faceva giocare. Quel Sergio che è entrato, quello che è dopo, c'era già, stava solo in panchina e non poteva giocare perché il padre glielo impediva. Questo è il punto. Questo secondo me è l'immagine
più potente che questa mi ha regalato mio padre. Questo è quello che è successo. È molto profondo questo. Le figure femminili in questo libro sono figure molto determinate, molto, molto forti. Pensavo al coraggio di Alba, no? Perché un po' va a riprendere le nostre madri, che molte volte hanno, dico in generale, no? Le donne di quella generazione spesso hanno mandato avanti dei matrimoni pur non essendo felici, perché magari mancava l'affetto, perché mancava il rispetto, perché si davano per scontate tante cose, no? Quando una storia dura 40 anni, 30 anni, tu dai per scontate tante cose, non sei più capace di dire delle parole d'amore, non sei più capace di sorprendere con dei gesti particolari, di incoraggiare, di dare rispetto. Invece Alba dopo 25 anni dice no, basta, io non ce la faccio, e magari ha trovato un altro uomo che forse le dà quello che le mancava, ma non è tanto l'aver trovato l'altro uomo, è aver avuto quel coraggio ed essersi reimpossessata di quella sua femminilità e di quella sua autorevolezza che le era mancata fino a quel momento. Altrettanto la nonna è anche una donna molto forte, perché anche la nonna, dopo che muore il marito, dopo un po' di anni affronta un'altra storia, però poi ritorna a vivere da sola perché dice io sto bene da sola. E poi è molto forte anche la donna di cui Marco si innamora, questa donna americana, questa donna con una mentalità forse un po' più aperta, ma che gestisce l'amore in una maniera sicura. Però è vero anche che Marco con lei si rapporta in maniera molto, con molto garbo, con molto rispetto. Quindi hai immaginato proprio, non hai immaginato, hai dato alle donne quella che è la loro funzione, cioè la normalità, che spesso non accade, perché tante donne quel coraggio poi magari forse non ce l'hanno, o non hanno mai vissuto i rapporti con quel rispetto come l'ha vissuto Scarlett, per esempio, nella storia, o qualcun altro. Sì, la figura femminile è una figura per me fondamentale, diciamo. Il punto, prima abbiamo parlato del punto politico del romanzo, e se c'è un punto sindacale del romanzo è esattamente questo, nel senso io credo che le varie donne che sono raccontate nel romanzo rappresentano un po' i vari step, diciamo, di liberazione femminile dal patriarcato. Alba è la nostra Lilith, diciamo, è quella che spezza le catene e se ne va. E Vittoria, che è la nonna, è la donna precedente, quella che ha condiviso suo malgrado, che non ha messo in questione il patriarcato perché era così, no? Che ha in qualche modo, non dico neanche connivenza, perché era il modo, erano le regole, così si guidava, no? In giro per Roma. Queste erano le regole, queste non ha messo in questione, anche se poi ha trovato una strategia per salvarsi, diciamo, no? Però non ha messo in questione il sistema, ha trovato la scappatoia, diciamo, per salvarsi, certo, la vita. Alba ha voluto fare la rivoluzione invece. Scarlett la rivoluzione l'ha già fatta, quindi per lei è ovvio che deve essere così, non può non essere così, no? Come lo dicevi tu delle ragazze di oggi, non c'è proprio opzione che non sia così, o è così o non mi interessa. E qui il punto, diciamo, qual è il punto sindacale? Il punto sindacale è che in questo grande movimento, diciamo, storico di liberazione femminile, le donne ormai stanno abbandonando gli uomini, nel senso. No, anche in letteratura è uscito quest'anno un piccolo romanzetto comico in cui sembra che anche Penelope se la sia fatta poi con uno dei proci, nel senso il più bello dei proci, sembra che abbia ceduto alle avance di uno del più bello dei proci, quindi anche Penelope si è rotta le scatole ad aspettare. Insomma, fa disfare sta tela prima o poi, no? Esatto, quindi questo è il punto, no? La donna si è stancata di aspettare, di soffrire, ormai può farlo, ha accesso al potere e non ha più bisogno del maschio, neanche da un punto di vista biologico, perché voi ragazze ormai la tecnologia vi offre la possibilità di sintetizzare eventualmente il seme direttamente da voi, insomma non avete alcun bisogno di noi, zero. L'unica, quindi questo è un problema sindacale per la categoria dei maschi, cioè che famo qui? Che cosa rimane? Quindi l'unico motivo per rimanere, per avere senso, è che noi vi si offra, diciamo, un qualcosa che a voi ancora interessa, che non è più
soldi, condivisione del potere o protezione o niente di tutto questo. A questo proposito, non so se me la racconto. Sto pensando a questa cosa. Questo proposito, a me è successa una cosa molto divertente, non lontano da qua, a Molfetta. Presentando il libro, l'ho presentato in un liceo e mi hanno messo davanti una classe, due o tre classi, tra le quarte di questo liceo di Molfetta. Che vi lascio immaginare il livello di attenzione, di interesse di ragazzi di 16-17 anni a un libro, zero. Quindi c'era un gran casino nella sala. Però la cosa che era interessante è che la sala, che è una sala più o meno come questa, era già divisa naturalmente in tutte le femmine da un lato e tutti i maschi dall'altro. Quindi a un certo punto io ho smesso di parlare del mio libro, dei temi, Lilith, Ulisse, proprio zero, e ho detto, vabbè, ho cominciato a parlare di loro. E intanto gli ho chiesto, come mai siete divisi tutte le femmine di qua e tutti i maschi di là? E lì subito si è accesa la bagarre che dice, no, non ci frega niente, distacco i maschi. E i maschi subito difendendo, sì, vabbè, mi frega niente, poi quando vi serve il passaggio con motorino, poi vedi se non vi serve. E quindi dice, ovviamente cosa succedeva? Le donne dicevano, noi non abbiamo bisogno di voi, e gli uomini non dicevano, voi avete ancora bisogno di noi, voi avete ancora bisogno del passaggio che io vi posso offrire, cioè del quella fetta di potere che ha un bambino di 16 anni che è il motorino. E a quel punto la cosa, insomma, ho subito sentito che c'era... diciamo carne sul fuoco, e ho chiesto a uno dei ragazzi, un volontario, che venisse davanti e facesse una autopromozione, nel senso un volontario venisse qua e parlasse alle donne, alle femmine, alle ragazze, offrendo la sua candidatura come potenziale fidanzato. Dice, che cosa ho da offrire io a voi ragazze che non sia il passaggio col motorino? Era molto interessante dal punto di vista sociologico. E insomma, alla fine è venuto sto ragazzo, tipo, ovviamente subito sbeffeggiato, tutti i maschi, ma dove vai, fa prendere per il culo a questo. È venuto qua e ha detto, vabbè, dai, c'hai 2 minuti, un minuto di tempo, offriti al mondo femminile e dici quello che c'hai da offrire, che secondo te può essere, perché una si dovrebbe fidanzare con te. E questo inizia, ma vabbè, io faccio i boy scout, a me piace un sacco la natura. E quindi mi piace, beh, per esempio con la mia fidanzata me la porterei nel bosco. Infatti, me la porterei nel bosco, ti dico, a occhio suona male, però vediamo, magari funziona. Allora chiedo alle ragazze, vi interesserebbe essere portate nel bosco dal ragazzo? No, non ci frega niente del bosco. E dice, guarda, il bosco non funziona, vediamo se c'hai qualche altra cosa. Vabbè, allora, a me intanto mi piacerebbe, io mi sento un uomo forte, per cui mi piacerebbe proteggere la mia fidanzata. Ho detto, ragazzi, vi interessa essere protette da... No, noi ci proteggiamo da soli, ci abbiamo bisogno di nessuno. No? Guarda, mi pare che pure la protezione, mi serve... andiamo su qualcosa... E questo già cominciava a sudare, perché ovviamente la situazione si faceva più complicata, i ragazzi che lo dicevano, che cazzo è da fare? E dice, no, ma a me mi piace, nel senso che io la vorrei aiutare, magari di fare i compiti, io la aiuto a fare i compiti. Cioè, ragazzi, se vi serve a fare aiuto, d'aiuto per fare... No, noi fai i compiti, ci facciamo da soli, li aiutiamo noi a questi a fare i compiti. Ho detto, guarda, niente, però tipo, mi sa che butta male sta cosa. Però io, siccome era un ragazzo simpatico, io ho detto, gli volevo dare una possibilità, dice, ma fammi capire bene, sta cosa del bosco, ma che vuoi fare tu nel bosco con questo? No, ma niente, a me mi piace la natura, che faccio boy scout, è bello stare nei boschi, fare le passeggiate, mi piacerebbe fare la passeggiata con lei nel bosco, perché è una cosa bella. Quindi te la vuoi portare nel bosco, vuoi condividere con lei una bella esperienza che per te è importante. Beh, è quello che ho detto. No, non è quello che hai detto, tu hai detto che te la vuoi portare nel bosco. E poi dice questa cosa della protezione, in che senso? Perché loro non hanno bisogno, cioè si difendono da sole, no? In che senso le vuoi proteggere? No, nel senso che stiamo insieme, ma no perché io la devo menare a qualcuno, no, nel senso che la voglio aiutare, che stiamo insieme, che è bello. No, ok, quindi di nuovo è una questione di condivisione, una questione di se non sentirsi soli, è quello che ho detto. No, è quello che ho detto. E dice poi questa cosa dei compiti, quelle sono brave, che dice, no, ma io non è che la voglio aiutare a lei, perché lei lo sa fare da su, però...
metti che lei c'ha una cosa che vuole fare, è meglio farla insieme, magari io ci credo che lei è una forte, che c'ha bisogno di essere incentivata, supportata. Supportata, interessante. Quindi la vuoi dire che tu credi in lei, che la vuoi supportare, che credi nelle sue potenzialità. Cioè, beh, è quello che ho detto. No, non hai detto questo, hai detto un'altra cosa. E quindi ho ripetuto la domanda: ragazzi, vi interessa condividere una bella passeggiata in montagna? Vi interessa avere qualcuno che creda in voi, che vi supporti, che vi aiuti in qualche modo anche a realizzare i tuoi sogni? Ti interessa fare i compiti con qualcun altro per condividere questa cosa o avere qualcuno da con cui spalleggiarsi, un partner in qualche modo? E il tono era completamente diverso. I ragazzi dicevano: mo quello sì, però. Quello sì, però, quindi il punto qual è? Il punto è la qualità dell'offerta e la qualità della narrazione che contempla quell'offerta, perché il sentimento di questo ragazzo, di nuovo, era in qualche modo genuino, ma era tradotto in un modo patriarcale. Perché? Ma mica era colpa sua, quelle sono le parole che c'ha in testa, quelle sono le parole che la società propone, che il suo gruppo di amici, la compagna picciola di cui sopra, no, se le dice non ride. Perché se lui diceva, se avesse detto io credo nella ragazza e voglio condividere questa cosa, ma che credete, quello è... Cioè, tornavano all'idea del motorino. Questo è il punto. L'istanza sindacale, per tornare alla domanda, è, di questo libro è: siccome io sono un maschietto della categoria dei maschi eterosessuali e sono ancora interessato a condividere la mia vita con le ragazze, io credo che sia necessario che intanto mi costituisca parte civile in quel processo di qui sopra e che faccia un passo avanti, cioè mi adegui al software moderno che voi ragazzi avete già cambiato e che a noi siamo rimasti con Windows 95. E quindi il problema è quello di comunicazione culturale. Voi avete fatto un'evoluzione che noi non abbiamo fatto, per tanti motivi, tra cui una grandissima resistenza del sistema. E credo che, anche perché continua ancora oggi, perché nessuno parla di questo elemento. Quando si parla di violenza sulle donne, si parla di repressione, diciamo, poliziesca del cattivo, che è giusta. Ma non si parla perché quel cattivo è cattivo, perché quel cattivo non è un criminale che il giorno prima ha rapinato una banca e due giorni dopo ha fatto un sequestro di persona. No, è spesso, molto spesso, una figura normale, di media cultura, anche medio-alta, di buone condizioni economiche, cioè è una persona normale che semplicemente ha un buco culturale. Perché? No, perché c'è un buco culturale nella società mondiale. Perché questa diciamo, l'educazione delle emozioni dei maschi è una cosa che non c'è neanche una bibliografia accademica, cioè non c'è un corso, nessuno ne parla di questa cosa qua, è solo quel maschio è cattivo perché l'ha violentata. Siamo tutti d'accordo che quel maschio è cattivo perché l'ha violentata, ma perché c'è così tanta violenza? E perché, cioè, insomma, è tutto un sistema collegato, no, di valori che rende possibile quella violenza, perché quella persona non sarebbe in altre situazioni già codificate ugualmente violento. Questo è il punto che nessuno affronta. Io vorrei chiederti le ultime due cose, perché poi non possiamo veramente più svelare altro, e mi piacerebbe davvero che lo acquistaste questo libro, perché è un po', come vi ripeto, fare un viaggio nella nostra vita per alcuni elementi particolari. Allora, altri due aspetti molto importanti sono Marco figlio, mi ha colpito molto, Marco padre e Marco fratello. È molto bello questa cosa della fratellanza, non è una cosa spesso raccontata. Questo rapporto molto particolare tra Marco e Giulio, che sono entrambi figli di Sergio e di Alba, che però hanno proprio due modi di vivere e di pensare completamente diversi, così com'è, perché i fratelli sono molto diversi fra di loro. E poi invece questo Marco padre, che è una figura molto bella, a partire da... C'è questa scena che è proprio, secondo me, una scena da film, quella in cui il giorno in cui deve nascere la primogenita, no, Vicky, questi Scarlett e Marco
si affacciano su, su questa terrazza dell'ospedale, addirittura vanno a mangiare una pizza, cioè è proprio una cosa bella, cioè questo vivere l'amore di coppia in maniera molto intensa, ma già da prima questo amore di coppia è un amore basato molto sul rispetto reciproco. Quindi due parole sul Marco padre e il Marco fratello. È molto interessante anche l'aspetto del Marco fratello, molto interessante. Il Marco fratello, diciamo, ti ringrazio, che questa è una domanda che non mi hanno mai fatto. Il Marco fratello è, diciamo, il Marco sindacalista, nel senso, nel rapporto con il fratello c'è una fratellanza di classe, diciamo, no? In qualche modo, cioè, nel senso, se fosse solo Marco sarebbe un episodio isolato, sarebbe lui che è uno strano. Se c'ha un altro maschio con cui dibatte, è come se in qualche modo Giulio fossero tutti gli altri maschi della società con cui lui si confronta. Cioè, il punto è: che facciamo? Regà, questa è la situazione, quindi che famo? Cioè, non è soltanto Marco, non è un problema individuale, è un problema di categoria, di classe, di genere, diciamo, in qualche modo. E Giulio rappresenta, diciamo, gli iscritti al sindacato, per cui quelli che aspettano dal segretario in qualche modo un'indicazione programmatica. Quindi che facciamo? Domani andiamo in piazza, domani facciamo plastic free. Questo è un po', diciamo, il rapporto, che è però un rapporto, non è appunto un rapporto sindacale, ma un rapporto di fratellanza, cioè è un fratello, è carne del suo. È un po' una sorta di mutuo soccorso, perché certo, l'uno c'è sempre per l'altro. E c'è una scena bellissima che secondo me, quando la leggeranno, piacerà molto, quando in ospedale a un certo punto Marco si arrabbia molto col padre perché fa qualcosa, insomma, che gli fa perdere un po' le staffe. E Giulio lo blocca, quasi lo blocca fisicamente, per dire: ma scusa, ma papà è stato sempre così, cioè alla fine perché ti stai arrabbiando? Perché lui ha uno sfogo esagerato, dice: allora no, deve fare quello che non ha fatto fino adesso. Quindi i due fratelli si spalleggiano, si scontrano, però sanno che uno c'è sempre per l'altro. Sì, e questo è, diciamo, di nuovo il dialogo che c'è, cioè nel senso... Marco capisce che in qualche modo la colpa di questa malattia è del padre, non è del padre, eccetera, eccetera, però insomma viene da lì, quindi lui è arrabbiato in qualche modo, è frustrato da questa frustrazione che lui gli ha provocato, quindi è arrabbiato, gli dà la colpa anche di quella separazione, no? Se tu fossi stato così adesso, mamma non se ne sarebbe andata. E quindi Giulio, che sta lì, intanto protegge il padre, che è un malato sostanzialmente, quella è tutta una roba, fantasmi che stanno nella testa di Marco, intanto protegge il padre da questa aggressione fisica che era ingiustificata, e poi dice: ma scusa, ma è sempre stato così, qual è il problema? Perché lui non vede ancora qual è il problema, e quindi lui si è schierato dalla parte del padre durante la separazione, quindi lui sta prendendo sta difendendo il sistema. E Marco lo attacca e litiga con lui dicendo no, perché neanche lui lo avrebbe fatto se avesse saputo. Questo è il problema. Però insomma, tutta questa roba molto drammatica, io in realtà volevo finire con questa lettura che invece è una lettura di commedia, divertente, per chiudere, diciamo, in leggerezza la cosa. E volevo leggere questo dialogo, questa telefonata che c'è tra Sergio e Marco durante l'adolescenza, il primo Sergio. Poi non ho eluso la domanda con Scarlett, perché il Marco padre poi cioè lì è quasi esagerato, nel senso lui c'ha da recuperare 3.000 anni, quindi vorrebbe fare qualsiasi cosa, e il rapporto con Scarlett funziona perché lei è americana, è strana, è diversa, quindi in qualche modo sfugge alle categorie comportamentali che c'ha Marco installate dal padre, e quindi riesce ad amarla perché non combacia con il programma. Comunque, allora, questo è praticamente una telefonata che, come vi ho detto, Sergio è un grande calciatore e Marco sceglie di fare il ballerino classico. Ma è vero, giusto? Nella mia vita sì, io non ho fatto il ballerino classico, però ho fatto danza, sì, ho studiato. E quindi il padre a un certo punto, dopo un po' di mesi, rompe gli indugi e chiama il figlio e cerca di convincerlo a smettere di fare danza. Di tutt'altro avviso
è invece mio padre, che dopo l'affronto del liceo ora deve subire un attacco molto più insolente. Aveva già digerito a fatica che il mio talento calcistico non fosse all'altezza della sua eredità, accettando che preferissi il tennis al pallone. Anche del liceo alla fine se n'era fatto una ragione, ma che adesso il suo primogenito maschio, l'erede al trono che lui stesso aveva ostinatamente protetto da qualsiasi forma di smanceria da femminucce, dai romanzetti rosa, che aveva tenuto lontano con la forza dalla volubile frivolezza materna, che insomma adesso proprio lui decidesse di accoltellarlo alla schiena per fare il ballerino, no, quello no, tu cuoque brute, fili mii. Quanto me la godo però quella coltellata. Per i 5 anni del liceo, ogni giorno che rientro a casa dopo essere stato a danza, proclamo ad alta voce: ciao a tutti, sono appena tornato da danza. Povero papà, quanto deve aver sofferto. Un pomeriggio mi chiama dall'ufficio, è già primavera, quindi una telefonata covata per mesi, perché lui aveva iniziato a ottobre a fare danza, all'inizio dell'anno scolastico. Ciao Marcoleso, papà. Ciao papà, dimmi. Senti, com'è andata a scuola? Bene, bene. Tu al lavoro? Oh, bene, bene. Senti, ti volevo dire, ma lo sai che tu balli proprio bene? Oh, ma ti ricordi in Sardegna l'anno scorso, quella sera che ti sei messo a ballare nella discoteca del villaggio? Oh, si era fatto un capannello, sei proprio bravo a ballare, sei proprio portato. Grazie papà. È vero, anche la mia insegnante di danza me lo dice. Peccato che abbia iniziato un po' tardi. Ci stanno certi a scuola che a 14 anni fanno già la spaccata. Mio padre ci mette un po' a riprendersi da quell'immagine di me in spaccata. Ma appunto dico, ma secondo me, ma non te conviene star lì a perdere tempo? Ma poi sei già bravo, ma che ci vai a fa' a ballo? Non riesce neanche a pronunciare la parola danza, tanto è lontana dal suo vocabolario. Ballo è già una parola più familiare, anche lui andava a ballare da ragazzo il sabato con gli amici. Ballare è concepibile, non è una cosa che gli è permesso di fare a lui in prima persona, ma è un concetto esistente anche nel suo vocabolario. Ma danza è una parola straniera, di un'altra lingua, è la lingua delle donne, è la lingua delle femminucce, è la lingua dei... No, non lo vuole neanche pensare, mio figlio non è un... Papà, stai tranquillo, non sono frocio. No, no, ma io lo so, ma figurati se penso che mio figlio è un... E in ogni caso non ci sarebbe nulla di male, lo interrompo io, sadico. Ci sono un sacco di ragazzi omosessuali a danza, sono ragazzi molto in gamba, sai? Pausa lunghissima. Ah, ce so, Tanti? Sì, perché? No, o così, vabbè, dai, non fa niente, non ti preoccupare. Hai fatto i compiti? No, non ancora. Adesso vado a danza. Li faccio dopo, quando torno da danza. Guarda che se te fai bocciare al liceo, panna... Papà, stai tranquillo, se mi bocciano vado all'Armelina a fare il geometra. Ciao papà. Non ce la faceva, poverino, era troppa roba per lui da digerire. E ora invece, dopo l'infarto, eccolo lì, che balla. Ah, Sergè, che giorno è oggi? Gli domanda Riccardo mentre ancora si scatena. Boh, agosto? No, quello è il mese, non il giorno, eppure quello sbagliato. Lo so, io faccio casino, faccio sempre casino. In quel momento arriva Gabriella, di cui non abbiamo parlato, è la nuova compagna di Sergio dopo l'infarto. E Sergio coglie la palla al balzo. Scusa, bella, balli? E parte con una rumba. Adesso balli pure, dice lei, divertita, stando al gioco. Sergio è completamente preso dalla musica. Balla in un modo che fa venire voglia di ballare. Gli parte pure la gambetta, come a me al seminario di danza dell'autogestione. È un impulso irresistibile, io lo capisco bene. Anche se è scordinato, danza con gioia, danza libero e con amore. Secondo me, adesso si sarebbe iscritto pure lui alla scuola della tipa del quinto sperimentale e ci saremmo andati insieme. Ora capirebbe le mie scelte, ora non avrebbe difficoltà a pronunciare quella parola straniera. Danza, mortacci tua.
Beh, io credo che dopo questa non c'è più alcun commento da fare, non davvero. Io credo sia stato un bel momento, non avevo dubbi su questo. Vabbè, è chiaro che quando si pensa a Marco si pensa anche all'attore, bello, figo. Io ho sempre l'immagine della prima volta che l'ho visto nelle ragazze di Piazza di Spagna, quindi averlo qui stasera devo dire che mi fa un certo effetto. Nel senso, sono meno bello e meno figo? No, sei diversamente bello e diversamente figo. E davvero, però, quello che si coglie, lo si coglie anche nelle interviste che fai, è intanto una preparazione culturale molto alta, che non è scontata. Già attori. Che nel vostro mondo non è scontata. E poi soprattutto io credo molto in quel concetto che tu dicevi, specialmente fatto con i ragazzi, perché insomma molti di noi sono del mondo della scuola, il concetto proprio del racconto e della narrazione. Sono perfettamente convinta di questo. Per cui davvero ti ringraziamo moltissimo per questa serata e vi invito, veramente questo libro va letto, perché bisogna poi confrontarsi su questo. Faremo poi una puntata a parte, ci rivediamo per commentare questo libro, perché secondo me ci ritroveremo un po' tutti in questa storia molto molto interessante. E poi il titolo, che credo che sia però un titolo non rivolto soltanto agli uomini, rivolto un po' a tutti quanti, questo concetto di se ami qualcuno dillo prima che sia troppo tardi, impariamo a dirlo sempre. Grazie Marco. Grazie a voi, grazie a voi. Volevo dirvi che...